Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Wasteland Hunter, e bene, quest'oggi siamo tornati su Resident Evil. Ok, dopo una serie vergognosa di fail che mi hanno portato a morire, vediamo ora che sappiamo cosa andare a cercare, soprattutto dove andarlo a prendere, e soprattutto ora che sappiamo anche la combinazione, possiamo anche evitare di andarci a scontrare con i ragnacci che abbiamo incontrato prima. Va bene, se non erro eravamo arrivati al punto di salvataggio in cui mi mancava la chiave. Beh, come potete sentire forse dal mio tono di voce, del resto l'influenza se ne sta piano piano andando, quindi c'è ancora qualche piccolo residuo, però insomma non mi posso proprio lamentare in questo caso. Vediamo un po'. Abbiamo un'iscrizione a forma di luna. Ok, andiamo. Sappiamo che l'orario preciso è delle 3:45, quindi di conseguenza sul nostro touchpad dovremo inserire proprio questo tipo di codice. Ora 3:45, andiamo a prendere le chiavi evitando di essere divorati vivi dalle api oppure puniti fino alla morte. Non andiamo di là perché ci... Aia! Continuo a dimenticarmi di quella maledetta liana che esce da là sotto. Cercheremo di eliminarla più tardi, in questo momento ancora ho altro da fare. Ok, entriamo di qua. Vediamo di andare spediti questa volta, di non fare figuracce. Allora, prima che mi dimentichi il codice. Tre, quattro, cinque. Erano le 3:45. Ecco fatto. Abbiamo sbloccato la porta. Dobbiamo andare dove si trovano le simpatiche api. Prendiamo la chiave. Chiave del dormitorio. Aia, aia, aiuto, 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 help me, help me, help me. Fuck. Ce l'abbiamo fatta. Ah, e ora di questa cosa cosa me ne faccio? Zero zero due. Perfetto. La 002 ora si trovava. Di qua forse. Probabile che si trova di qua. Vediamo, vediamo. Vediamo cosa riusciamo a fare, ovviamente evitando di essere 003. Ok, devo tornare indietro. Perfetto. Andiamo. La numero 2. Chiave della stanza numero 2. Eccola qua. Vabbè, scartiamola perché tanto... Via, non ci serve più. Equipaggiamo la beretta e andiamo. No, l'ho disequipaggiata, sono un coglione. Ultime parole famose che l'influenza stava meglio. Pianta 42, rapporto sulla pianta 42. 4 giorni sono passati da quando l'incidente con la pianta... Al punto 42 sta crescendo incredibilmente veloce. Vabbè, so che quello che ho detto prima non ha senso, però più o meno la traduzione si dovrebbe capire. C'è stato un incidente o qualcosa del genere, quindi la pianta sta crescendo in una maniera spropositata. È stato infettato dal T-Virus in una maniera differente rispetto alle altre piante. Sembra mostrargli un'unica forma. In aggiunta alla sua dimensione, quindi ha una forma, ha anche raggiunto una forma particolare rispetto alla sua grandissima mole, insomma. Looking at way it behaves, osservando, insomma, osservandola nei suoi atteggiamenti,
non è difficile determinare che tipo di pianta era originariamente. Ci sono due modi in cui la pianta 42 ricava da nutrimento. Il primo è attraverso le sue radici che raggiungono i basement, i sotterranei. Immediatamente dopo l'incidente, uno scienziato è andato impazzito e ha rotto una tanica d'acqua nel sotterraneo. Ora i basement, i sotterranei sono riempiti d'acqua. È facilmente immaginabile che alcuni elementi chimici erano disciolti nell'acqua abbiano promosso la incredibile crescita veloce della pianta 42. Un'altra parte della pianta, dai sotterranei, cresce attraverso duct and hives, non lo so. Now, like so many bulbs in the ceiling. Vabbè, cresce verso il basso, insomma, e produce dei bulbi. Questi bulbi che si trovano al primo piano. Molte vines sarebbero, molti rampicanti sono venuti fuori da questi bulbi e sono la seconda risorsa di nutrimento. Appena capta un movimento, la pianta 42 lancia queste liane, ecco, intorno alla preda e la trattiene. Ecco cosa prima ci ha afferrato. Quindi stava cercando di mangiarci, ottimo. Un'altra cosa che cerca di divorarci. Quindi inizia a succhiare il sangue usando il succhiatore locato nella parte di dietro della sua liana. Ha anche qualche tipo di intelligenza, blocca la porta by twinning, quindi usando le sue liane, specialmente quando cattura una preda o sta dormendo. Several staff members have already fallen victim of... Ah, quindi diversi membri dello staff sono caduti vittima di questa. Maggio 21 1998 a Risarton. Bellissimo. Siamo vittima di una pianta con mania omicida. Perfetto. I knew it. Avanti. Spingi, ragazzo. Scendiamo giù. Io direi di controllare prima questa stanzina qui vicino. Magari potrebbe nascondere qualcosa. Suppongo che la chiave del pannello di controllo ci possa essere. Quindi, ecco, lo scienziato che ci ha scritto il rapporto. No, non ti ho detto check per cortesia. Ti ho detto combina. Non mi freghi. Clip, clip, clip. Ok, ora parli la mia lingua, amico. Diamo un'occhiata un po' intorno, non c'è acqua, lo zombie non si lava, sporcaccione. Ora, abbiamo tutte quelle munizioni di lanciagranate, sarebbe saggio utilizzarle invece che sprecare quelle di shotgun, ma visto che noi saggi non siamo. Ecco, ti pareva. Vorrei scendere di qui, possibilmente. Ma sì, scendiamo. Finalmente è finita questa musica insopportabile. E ne inizia un'altra. Perfetto. Un sotterraneo, eh? Spingiamola. Tanto solo avanti può andare. So cosa c'entra. Ma la butterò giù. Ecco, ho fatto la cazzata. Incredibile, di tutte le cose che potevo fare, ho fatto la cazzata più cagata che c'era. Non ci posso credere, ho fatto la cazzata. Ora mi tocca anche tornare sopra. Ma quanto sono scemo da 1 a 10? Saliamo. Io me le vado cercando queste cose, guarda. Scendiamo giù. Come
come mai sono così ordinate queste sottospecie di librerie? Vabbè, in qualche strano modo sono ordinate da sole, così come magicamente la cassa tornerà al suo posto non appena salirò. Giusto, cassa. Brava. Queste sono le soddisfazioni che mi deve dare una cassa. Vai. Lo sto spingendo con la sola forza del gomito. Attenzione, amici. E voilà. Ora si può attraversare. No, non si può attraversare. Vabbè. Allora... non mi è chiaro questa cosa. E ora come lo spingo questo coso? No, veramente non mi è chiara questa cosa, ragazzi. Ma forse mi... Oh no, forse ho capito cosa devo fare. Sì, ma farsi tutte queste cose mentali per spostare una cassa, accidenti. Cioè, lo devo spostare un secondo qua. Perfetto, ora dovrebbe andare bene. Cavoli, ho risolto indovinelli molto più difficili di questo e mi sono imbrogliato qua. Un campione, un campione. Un campione, vi dico. Potevano velocizzare un po' questa cosa. Forza. Ok, tutta questa storia per buttare questa cassa in acqua e poter passare dall'altra parte. Ok, ora possiamo passare indisturbati. Cassa che... oddio. Poca acqua. Suggerisco di prendere queste erbe perché prevedo una fine poco felice per tutti noi. Se non le prendo... che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Oh madonna. Sono sommerso fino al collo di acqua. E come dovrei fare? Oh. Speriamo di uscire al più presto dalla zona con l'acqua. Ecco, ricomincia quella musica strana. Oddio, è tutto allagato. Già, dimenticavo che i sotterranei sono le radici di una pianta. Va bene. Ora sappiamo dove andare a mettere quelle strane sostanze chimiche per uccidere quella pianta. Vediamo un po', andiamo avanti, manca poco alla fine del video, ma andiamo avanti, speriamo di incontrare, ecco, ultime parole famose. Ho trovato la control key. Vai avanti, vai avanti.
Entra. Cos'erano squali? Ragazzi, alla prossima.